il ruolo degli intellettuali nel Novecento è cruciale, ma io evito sia di idealizzare che di diabolizzare gli intellettuali, non sono i colpevoli né i responsabili, ma gli intellettuali intanto durante questa epoca di crisi conoscono anch'essi una trasformazione profonda, perché l'intellettuale negli anni tra le due guerre non è più l'intellettuale della fine dell'Ottocento, della Fea Dreyfus, è un intellettuale che prende posizione in un conflitto in cui si tratta di dire da che parte si sta, non in termini soltanto di difesa di valori astratti o generali o di così, grandi valori etico-politici, ma si tratta di scegliere il proprio campo in un conflitto armato. Quindi è un'epoca in cui l'intellettuale non usa solo la penna, perché all'epoca i computer non esistono ancora, ma usa anche le armi, e quasi simbolicamente non solo perché Santo ce ne potrebbe parlare, molti intellettuali sono rimasti coinvolti nella resistenza da un lato, in un campo o nell'altro, hanno partecipato concretamente a questi conflitti, ma perché simbolicamente sono anni in cui gli intellettuali vogliono apparire come dei combattenti. Pensiamo alla guerra civile spagnola, tutte le foto degli scrittori che si mostrano in uniforme o con la pistola, col fucile o di fianco a un aeroplano. E gli intellettuali in questo periodo danno forma o formulano, codificano delle visioni del mondo che si combattono, contrapposte. Quindi il loro ruolo è quello di formulare in termini di codificare sul piano, a volte anche letterario, perlomeno teorico, questa Weltanschauungskrieg, guerra tra visioni del mondo. Sono gli intellettuali che ci spiegano quali sono i valori per i quali ci si sta scannando in Europa. Ed è quando si studia la storia degli intellettuali nella prima metà del secolo, secondo me vanno evitate le interpretazioni retrospettive o le proiezioni retrospettive, per essere più precisi, che consistono nel criticarli e molto spesso nel condannarli in nome di una visione dell'intellettuale che è quella che oggi dominante, che si è imposta nel dopoguerra e soprattutto dopo l'89, vale a dire quando siamo entrati in un mondo post-ideologico in cui la democrazia liberale appare come il paradigma incontestabile e in cui l'intellettuale appare come il teorico, il difensore, il guardiano della democrazia post-totalitaria. Ecco, proiettare questa visione dell'intellettuale retrospettivamente negli anni tra le due guerre significa ricadere in un anacronismo che molto spesso non è solo sterile, è un anacronismo volutamente ideologico, insomma, che svolge una funzione apologetica. Viviamo nel migliore dei mondi e gli intellettuali hanno capito che l'importante è la comunicazione e che invece battersi per i grandi valori è
la via maestra verso il totalitarismo. Ecco, questa è la lezione che viene. Ma semplicemente il mio libro sulla guerra civile europea parte dalla premessa che un'epoca di conflitti, un'epoca di guerra, di rivoluzioni, di controrivoluzioni, di genocidi, è un'epoca che produce degli intellettuali che sono teorici del conflitto, che sono Carl Schmitt che teorizza il politico come opposizione tra l'amico e il nemico, Gramsci che teorizza la rivoluzione in termini di strategia militare, Lenin e Trotsky che teorizzano la guerra civile, Junger che idealizza la guerra. Insomma, è un'epoca in cui l'intellettuale pensa il conflitto e non le modalità, ecco, di una democrazia liberale, oltretutto sempre più, come dire, vuota dal punto di vista dei suoi contenuti sociali. Ecco, queste, pensare Habermas, Rawls, Bobbio come modelli, ecco, da contrapporre come modelli positivi ai cattivi maestri, mi sembra un'operazione appunto sterile o un'operazione ideologica. Ecco, se vogliamo storicizzare, gli intellettuali hanno una storia, e se vogliamo storicizzare il ruolo degli intellettuali negli anni tra le due guerre, bisogna iscriverli in quel contesto.